Benvenuti ragazzi, bentornati sul canale di giochi Next Gen. Siamo qui oggi con Formula 1 2015 e siamo nel secondo Gran Premio, sempre con Sebastian Vettel e con il volante della Turbomaster, il T80. Ragazzi, siamo nel secondo Gran Premio, quello della Marese in Sepang, e ho già fatto prove libere e qualifiche e mi sono qualificato primo. Ma prima di iniziare la gara vi volevo dare dei consigli su come impostare la vettura. Io ho fatto vari tentativi. E vi dico che la configurazione migliore che ho trovato sul Gran Premio del Sepang è quella di lasciare tutto come sta. Non spostate le alettoni né a destra né verso sinistra, quindi non aumentate o non diminuite il carico aerodinamico, in quanto questo Gran Premio mescola curve veloci a poi curve molto strette. Quindi avete bisogno di avere la macchina sempre ben equilibrata. Io mi sono qualificato appunto primo grazie a questi settaggi, mentre provando a mettere meno più carico aerodinamico avevo non pochi problemi. Ragazzi, ci vediamo subito con l'inizio della gara. Ok, ragazzi, eccoci giunti nel Gran Premio della Malesia, Sepang, e siamo primi. Vediamo di non fare cagate, soprattutto di mantenere la prima posizione. Si parte Vettel subito. Guardate, ragazzi, che subito tenere la macchina che prova a derapare senza aiuti col volante. È molto, molto difficile tenere la macchina, ragazzi. Ma ci insegniamo, non lo so, ho sentito come un tocco. Devo vedere se sono stato toccato da qualcuno, non lo so. Ovviamente era Hamilton, perché ho visto che stava già insinuando. Infatti Rosberg Hamilton, quindi Rosberg ha sopravanzato Hamilton. Spero che continui a stare davanti e fare da tappo, perché sennò Hamilton è nel primo giro, averlo dietro non è una cosa buona. Qua ho sbagliato, vedete, in due mi hanno sopravanzato. Attenzione, sono riuscito a stare davanti entrambi, cioè a recuperare entrambi. Attenzione, vado davanti, grande lotta subito in questa seconda gara, subito grande lotta fra me e le due Mercedes, come nel primo Gran Premio di Melbourne. Se l'avete visto, ragazzi, andatelo a vedere, anche lì grandi lotte, ruota a ruota contro Hamilton più che contro Rosberg. Qua ho avuto a che fare con entrambi, anche nel primo Gran Premio Rosberg qualche piccolo problemino me l'aveva dato, ma è più Hamilton ovviamente che è l'avversario da battere. Ce li ho ancora dietro perché vedo le due freccette bianche. Attenzione qua. Andiamo, curva. Ok, vediamo dove sono. Sono veramente vicinissimi, ragazzi, sono veramente vicinissimi. Devo essere un po' più cazzuto e aggressivo in questo secondo giro, cercare di creare un breve distacco tra me e loro, almeno, se no. Vediamo. C'ho Rosberg che mi insegue da vicinissimo. Non muore un centimetro Rosberg. Anche perché lui c'ha Hamilton subito dietro, quindi anche lui è pressato. Attenzione qua. Sono riuscito a distanziarli leggermente. Sono riuscito a distanziarli leggermente, ma non più di tanto. Ottima entrata in curva qua. Qua è un controllo abbastanza difficile. Ragazzi, questo Gran Premio è molto molto bello, però è da interpretare nella maniera migliore. Io tipo spesso questa curva qua non riesco a interpretarla bene, non seguo mai la striscia verde che mi consigliano loro. Comunque, devo dire che il settaggio migliore, come vi ho già detto prima, che vi consiglio è le impostazioni, diciamo, di base, perché non ho trovato giovamento né con troppo carico aerodinamico né con poco carico aerodinamico. Qui ho tirato un po' troppo le marce e ora c'ho anche il DRS. Allora devo cercare di essere un po' più aggressivo perché ha perso un secondo, quindi
è il momento di provare a distanziarlo del tutto, portarci almeno a 2-3 secondi di vantaggio e cercare di non fare errori per poter poi gestire il vantaggio, perché basta un minimo errore qua per vanificare tutto. Qua larghissimo. Però qua sono molto aggressivo in questa fase del tracciato, perché qua la macchina è uno dei migliori settori, quello nel quale riesco a interpretare meglio il tracciato, e quindi qua ragazzi sono più aggressivo. Infatti vedete qua cerco di prendere il distacco da loro, e poi qua arriva la fase un po' più invece critica, che sarebbe questa. Anche se questa volta tutto sommato l'ho fatto abbastanza bene. Inoltre presumo che ci sia già lotta tra Rosberg ed Hamilton, perché li vedo molto molto vicini, quindi questo dovrebbe essere il mio vantaggio. Cioè, no ragazzi, non mi dite, non è vero. Tra 10 minuti pioggia leggera, quindi anche in questo Gran Premio avrò la pioggia, come è già successo in Australia. Lì c'è stato tutto il corso del Gran Premio la pioggia, qui invece arriverà durante il Gran Premio. Spero che il cambio gomme non sia ancora stato fatto, così moto direttamente ed è intermedio, comunque le full wet, dipende dall'intensità della pioggia. Se no, qui ci saranno 3 pit stop, cioè anzi 2 pit stop, scusate, anziché 1. Ragazzi, guidare senza aiuti col volante è come se state praticamente camminando su gusci di uova. Cioè dovete fare molto molto attenzione, dovete tenere veramente il volante in maniera molto delicata e gestire la pedaliera ancora in maniera più delicata, perché è facilissimo perdere il controllo della macchina, veramente. Però è divertentissimo, quindi vi consiglio di provare questo titolo sempre e comunque con il volante, se avete l'opportunità di comprarlo e se o ce l'avete già, non lo so, però se avete l'opportunità di comprarlo ragazzi, prendetevi il volante. E giocare ai titoli di macchine con il volante è una vera figata. Anche qui siamo nella fase un po' più critica per me, però tutto sommato ne sto uscendo bene. Presumo che due da Mercedes si stanno dando battaglia, perché riesco a mantenere un margine, questo significa che comunque... Ah ecco, Hamilton sopra l'altro rosso, perfetto, ecco perfetto. Da questo margine non ci sarà più, perché ora Hamilton mi verrà sicuramente a prendere. Sì, ragazzi, sì, non so, c'ho 3 secondi di distacco su Hamilton, che ha accumulato in questo frattempo mentre stava dietro a Rosberg, però sarà difficile mantenerlo. Qui nel frattempo ho fatto una mega derapata su, anche sull'erba, fortuna senza conseguenze. Stavo guardando i tempi e mi sono distratto. Qui è importante mantenere sempre la concentrazione e mai distrarsi, e vi posso garantire che anche parlare con voi mentre guido non è per nulla facile, perché mi fa deconcentrare spesso e volentieri, quindi spesso me ne vado a frasche anche per questo motivo. Sembrano essersi ancora di più allontanati ora i due della Mercedes, quindi ho Rosberg che sta provando a recuperare e quindi si stanno battagliando, oppure sto riuscendo a staccarmi grazie ai miei tempi. Attenzione qua, questo è il punto critico, eccolo qui. Non serve, vabbè, si brucia la miscela, perché sto con un buon vantaggio, perché devo bruciare la miscela. Ragazzi, questa è una delle curve, secondo me, un po' più difficili da interpretare bene, perché la traiettoria che mi dà lui di seguire quella verde, poi io non riesco a seguirla quasi mai, perché secondo me non è la traiettoria migliore che ci possa essere. Oh, ok. La finestra del pit stop si è aperta.
qui si è aperta la finestra del pit stop nel frattempo. Cinque decimi di su Hamilton. Quindi, ragazzi, io direi però di ritardare forse il pit stop, perché se viene a piovere forse sarebbe più utile poi fare un solo cambio di gomme, non due. Qua dove guadagno. Sì, infatti ho iniziato a perdere aderenza, ovviamente, ragazzi, però è vero, ho iniziato a perdere aderenza alle gomme, però non in maniera troppo scandalosa. Ok ragazzi, mi hanno detto di entrare in box a questo giro, mi conviene forse farlo, perché ora che c'è un po' di vantaggio non rischio che poi in box succeda qualche cagata e che quindi mi ritrovo poi dietro le due Mercedes, visto che è l'ultima cosa che mi serve questa qua. Che ragazzi, la cosa positiva di questo tracciato è che vedete i curvoni sono larghi, quindi anche se a volte non li prendete bene, comunque avete tutto lo spazio veramente per recuperare e quindi non perdere troppo tempo. Ok ragazzi, rientriamo, perché sicuramente rientreranno anche quelli da Mercedes, usiamo la loro stessa strategia. Ragazzi, mi sono distratto per guardare là, mi sono andato a frasche. Ok, ripeto da qua. Ok, ora non mi distrago, guarda dove sono loro, me ne fotti i coglioni, così non me ne vado a sbattere. Stavo guardando loro perché scusate, si fermeranno anche le due Mercedes in box, vediamo. Infatti è quella là, vedete, non so chi sia delle due, solo una, no, solo una delle due si è fermata. Dovrebbe essere Hamilton, ragazzi, dovrebbe essere Hamilton. Spero che non facciano cagato bug vari, no, per fortuna no. Ok, gli altri anni c'erano bug e problemi vari quando si andava in box, sono contento che quest'anno sembra che non ci siano problemi. Seconda gara, seconda volta che è andato tutto bene in box. Ovviamente. Oh! No ragazzi, no, ho perso il controllo e uso il secondo flashback, perché me ne ero andato sulla, oltre la linea bianca, avrei preso la penalità. Ok, piano ora. Ok. Ok ragazzi, ecco qua. Siamo rientrati sesti, quindi dietro Kvyat, ma comunque davanti a Hamilton che c'è dietro, perfetto. Importante stare davanti a Hamilton, ragazzi. Quindi leggero controllo, però c'ho le gomme fredde, quindi è normale avere questi tipi di problemi. Allora, la macchina con le gomme nuove, però come riesce a essere molto più aderente alle curve, a tenere meglio la traiettoria, ragazzi, mamma mia come si sente la differenza, è una cosa stupenda questa che hanno introdotto quest'anno. Ragazzi, temporale in arrivo fra meno di 10 minuti, quindi nel frattempo mi sono tolto davanti Kvyat, però c'è un temporale in arrivo, quindi io ho appena cambiato gomme, non vorrei, dovrei entrare di nuovo nei box. Non sembra esserci ancora pioggia per ora, spero che non inizi a piovere, perché non è delle cose migliori questa. Che Perez va nel frattempo in box, vediamo dove dovrei ritornare primo. Chi cazzo è neanche andato, vediamo. Sì, sono tornato primo, inseguito ovviamente da, ah no, c'è Rosberg ragazzi davanti a Hamilton. No no ragazzi, su Facebook stavo guardando la lotta fra di loro e mi sono andato nuovamente a frasche. Ottimo lavoro, veramente eccellente. In prima posizione, teniamocela stretta.
Sì, ok, Rosberg è il nuovo davanti a Hamilton, ragazzi, stavo riguardando. Oh, mi sono distratto nel guardare loro, ma sono più un po' di pista, quindi ho usato il telescope solo per questo motivo qui, perché comunque non è stato un errore di guida fatto in sé per sé, ma è stato per distrazione. Ok, cerco di gestire le gomme come si deve, però certo, se riuscissi a distaccare un po' di più le due Mercedes sarebbe un problema. Ragazzi, è iniziato a piovere, non so se avete notato, vedete, c'è una leggera pioggerellina che sicuramente sta iniziando a dare non poco fastidio. Infatti, vedete, già la macchina sta iniziando ad andare a frasche. Ragazzi, qui ci saranno un bel po' di problemi ora, perché sta piovendo, sta aumentando l'intensità, non so se lo state notando, ragazzi. Sta aumentando l'intensità della pioggia, quindi altro pit stop tra poco. Io non so se ora mi richiameranno loro, perché sinceramente è la prima volta che mi capita una cosa del genere, che durante la gara piove. Non so se devo richiamarli io o se mi richiameranno loro. Quindi ho consigliato di continuare, perché sennò siamo molto più lenti. Ragazzi, io vi posso garantire che proprio a tatto ho problemi sul volante. Il volante lo sento, la macchina è molto più viscida. Stiamo avendo sicuramente problemi, ma non penso solo io, anche sicuramente tutti i piloti comandati dal computer, perché la pista è cambiata. Io direi che ora faccio quest'altro giro qui, faccio un altro e poi vado ai box. Anzi, ragazzi, io sapete cosa vi dico? Vado ora ai box. Non mi fido di queste condizioni climatiche. Vedete, vedete? Non so cosa sia successo. Avevo chiesto i box, ma non mi è uscita la linea blu e quindi li ho mancati. Attenzione. Attenzione, 4 punti. Okay, ragazzi, sono già rientrato i box, gli altri non lo so quando rientreranno, ma io ho finito di entrare ora. Ok, ragazzi, ecco qua. Ho messo pneumatici da bagnato con gli intermedi, quindi ora dovrei avere un vantaggio, mentre loro faranno un giro con la pista ancora molto umida. Ok. Ok, ragazzi, lo devo provare a recuperare, perché qua ora con queste gomme io ho azzardato, ragazzi, a entrare prima ai box proprio per questo motivo. Ho fatto una sosta anticipata proprio per cercare di... Tanto superiamo subito Ricciardo.
E siamo quindi. Vedete come è aumentata l'intensità della pioggia? Gli altri ora vanno tutti i problemi e dovranno fermarsi. Mentre noi l'abbiamo già fatto, quindi siamo in una posizione di poter anche ritornare a essere primi. Vedete, Raikkonen è il mio compagno di squadra, vedete com'è in difficoltà. Guardatelo. Ovviamente il DRS è stato disabilitato. Attenzione, sono solo dietro le due Mercedes, sono terzo. Vediamo un secondo, chi è? Rosberg, ho 9 secondi di distacco da Rosberg. E quindi forse non si è fermato, oppure, perché se Rosberg, ragazzi, non si è fermato, o se si è già fermato, è a 9 secondi. No, no, ragazzi, bugia, non era giornata, ora sono io primo di nuovo. E quindi grande mossa, ragazzi, quella che ho fatto, anticipando l'entrata rispetto a tutti. La macchina è slitta, non è proprio delicatissima. Abbiamo 10 secondi di vantaggio su Rosberg, ottimo. Rosberg è 10 secondi, quindi quel giro in più che hanno fatto, vedete, gli ha fatto perdere tantissimo rispetto a noi. Quindi ho azzeccato la mossa di rientrare un attimo prima, perché se la pioggia non fosse aumentata, ce lo saremmo presi nel deretano. Invece, per fortuna, a sto punto è aumentata, e quindi ho potuto tranquillamente ora avere questo vantaggio. Ma se avesse smesso di piovere, saremmo piombati in ultima posizione. Sono rischi che a volte bisogna prendersi, succedono anche nella Formula 1 reale, da seguire, presumo che lo sappia. Ovviamente bisogna sempre stare attenti, perché la pioggia comunque è aumentata ancora. Siamo nel corso dell'undicesimo giro, quindi siamo verso la fine di questo gran premio, che, ragazzi, non ha mai finito di riservare sorprese. Spero che non succeda qualcos'altro ora, perché comunque secondo gran premio, seconda volta che mi capita la pioggia. La prima volta a Melbourne abbiamo iniziato già con la pioggia, ora durante la corsa, quindi la pioggia per ora onnipresente nei miei gran premi. Vogliono subito mettere di nuovo a dura prova e subito farli allenare con il volante, quindi il computer mi sta dando una mano facendo piovere. Non so quanto ora c'ho di distacco su Rosberg, ragazzi, per me a volte è fatale distrarmi, perché come vedete me ne vado un po' di pista. Guardate lì che bello l'aereo nel cielo, guardate, ragazzi, bellissimo, vedete, un aereo di linea che può prendere il volo, stupendo. Sempre a 10 secondi di distacco Rosberg, quindi non ho bisogno di accelerare per forza, anche perché si andrà una frasca, posso gestire questi ultimi giri. Hamilton è terzo, per cui c'è Rosberg tra di noi. Attenzione a Rosberg, vediamo Rosberg dove si è posizionato, e non mi fido, ragazzi, perché mancano ancora due giri, e infatti vedete, ha ridotto un po' il distacco, quindi ecco perché non è vero che 9 secondi sono tanti, però qui non ci vuole molto a perdere, anche perché io ho cambiato un giro prima di loro le gomme, quindi ovviamente la mia usura è di un giro in più, che in queste condizioni fanno la differenza. Ho anche rallentato volutamente, perché non voglio prendermi alcun rischio, visto che non ce n'è bisogno. Ecco, vedete qua, ragazzi, la macchina comunque come tende ad andarsene un po' per i fatti suoi. Presumo che Rosberg abbia diminuito il distacco, perché ho visto prima la sua sagoma. Vediamo, infatti, 7 secondi. Quindi mi ha mangiato altri 2 secondi, ragazzi.
Grazie Lord che mi sta recuperando, sei di 3 secondi a giro, quindi... A questo punto direi di giocarmi la carta tra un po' della miscela grassa, se ci deve essere bisogno. E addirittura mi chiedono di passare le gomme da bagnato, quindi non so se l'Orter ha quelle full wet, qui c'ho le intermedie, ma non mi conviene di certo, ragazzi, ora fare una cosa del genere a un giro dalla fine. Cerco di tenere duro. Certo che, ragazzi, pensavo di essermi scansato la pioggia, invece niente. Cioè Rosberg è a 4 secondi, quindi ragazzi lui secondo me ha le gomme proprio da bagnato. E la mia scelta forse è stata... ho parlato troppo presto prima. Ragazzi, ho messo in cielo la grassa, manca un solo giro, non possiamo farci recuperare tutti ora. Comunque ultimo giro a cardiopalma che sta per iniziare. Guardate Rosberg come mi è vicino. Ragazzi, Rosberg non lo vedo più, non penso che sia andato a cambiarsi le gomme all'ultimo giro. Vado, sarà attento al doppiato. Mary, attenzione a Mary, non vorrei che mi facesse qualche danno alla macchina. Questa dietro di me è Mary ora. Attenzione ragazzi, perché Rosberg non lo vedo più, quindi cioè per assurdo si è fermato a cambiare le gomme, a mettere quelle da bagnato. Però ragazzi, è un po' una stupidata, perché fare l'ultimo giro non ha senso, questi sono i limiti un po' dell'intelligenza artificiale. Oppure vuole provare a recuperarmi poi in un ultimo giro. Ecco, guardate questo doppiato che ora mi farà perdere la gara. Scusate se ora parlerò poco, ma so che mi conviene stare concentrato, perché sennò qui rischio di perdere tutto, perché c'è anche questo cazzo di Mary che mi sta attaccato ai tubi di scarico e quindi non mi fido. E Rosberg a Q21, ragazzi, si sarà fermato. Hamilton a 25 secondi, quindi non ho più nessun problema. Tranne questo cazzo di Mary che mi continua a essere attaccato al culo. Però, ok. Sì, togliti e vince. E vince, con Mary attaccato al culo. Però vince, ho provato in tutti i modi a buttarmi fuori. Ma Vettel vince anche su bagnato. Quindi ragazzi, questo è tutto per il secondo Gran Premio, spero che vi sia piaciuto, vi abbia fatto divertire. Peccato per l'intelligenza artificiale che come sempre è un po' limitata. Comunque, commentate se avete qualcosa da voler dire su questo gioco, mettete un like se vi è piaciuto il video, condividete. Se non l'avete fatto, come sempre ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, fate iscrivere anche i vostri amici. Io continuo a portarvi tanti video, tra cui anche la Formula 1. Qui da Angelo 83 è tutto, bella!